Shalom a tutti e benvenuti al nostro commento al Vangelo della domenica, quindicesima del tempo ordinario. Leggiamo il Vangelo di Marco, Gesù ci parlerà della missione dei dodici. Marco capitolo 16, versetto 7, versetti 7-13. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in quel luogo non vi accolsero e non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Dunque Gesù invia i suoi discepoli, i dodici apostoli. Ci sono tre compiti, ecco, che dà Gesù in questa missione. Il primo compito è quello di annunciare la conversione, ovvero il Vangelo, di annunciare il Vangelo del Regno. Ai discepoli viene così affidato lo stesso compito che Gesù ha svolto appena dopo aver preso la parola. Predicavano che la gente si convertisse, come Gesù all'inizio del suo ministero diceva: il regno di Dio è compiuto, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. I discepoli come secondo compito hanno quello di esercitare la stessa autorità del Maestro sugli spiriti impuri. Anche qui assistiamo allo stesso schema dell'inizio della missione di Gesù. Gesù ha appena aperta la bocca per annunciargli il regno di Dio, ecco che compie il suo primo esorcismo nella sinagoga di Cafarnao, ricordate il capitolo 1 di Marco. Infine, terzo compito, i discepoli sono inviati a guarire gli infermi. Gesù l'ha fatto varie volte all'inizio del suo ministero, partendo proprio dalla cerchia dei suoi discepoli, guarendo cioè la suocera di Pietro. E ora i dodici possono quindi ungere come Gesù anche i malati. E mentre Gesù ungeva, guariva soltanto mediante la sua parola, adesso i discepoli usano anche il mezzo dell'olio, perché in Oriente questo olio era appunto una medicina. Iniziamo dunque dalla parola dodici. Ecco che abbiamo scritto la parola dodici in ebraico, Shenim Asar. Shenim è appunto indica il 2, Assar è il numero 10. 12 dunque perché? Erano 12 le 12 tribù di Israele prima della deportazione. Gesù vuole costruire nuovamente il nuovo Israele, il nuovo popolo, il regno basato su questi 12 apostoli. Anche gli ebrei aspettavano la restaurazione del regno politico. Del regno politico attraverso Davide e Salomone, ma il regno di Gesù che lui è venuto a instaurare non è politico, abbiamo detto, ma è spirituale. Gesù pensa a un regno che deve iniziare a dimorare nel cuore di ogni uomo, dove le persone guariscono e si liberano, lì inizia il regno di Dio, che non è fuori di noi, ma è dentro di noi, lo dice stesso Gesù. La grande liberazione deve avvenire proprio in te. Tu hai bisogno di liberarti da tutti i tuoi mali, dai tiranni, dai nemici interni per poter seguire Gesù. Il 12 ha un significato simbolico e mistico anche, perché nell'Apocalisse, per esempio, compare diverse volte questo numero. Questo numero un po' rivela il progetto di Dio sull'uomo, e cioè quello di essere una cosa sola con Lui. Il 10, Asar, in ebraico significa anche ricchezza, quindi indica proprio la ricchezza di Dio, la perfezione del mondo divino, mentre il 2, Shanim, non è altro che l'essere creaturale. Il numero 2 indica appunto la fragilità dell'uomo. Però se noi prendiamo, ecco, la radice di Shanim, Shana, significa appunto rinnovarsi, Shana. Con la he, significa appunto rinnovarsi, significa
Trasformarsi significa un continuo rinnovamento, perché il 2 appunto non è mai un numero definitivo, ma un numero di cambiamento, di trasformazione. E quindi sta a significare che appunto chi è chiamato ad entrare in questo progetto di Dio ha bisogno di cambiare, di trasformare il loro cuore per unirsi sempre più a Dio. E ecco allora, perché dunque a due a due? Perché a due a due? Sceni, perché a due a due esprime la coppia importante nell'Antico Testamento. Era la possibilità di rafforzare la testimonianza. Noi vediamo in Deuteronomio capitolo 19, versetto 15. Era importante creare una fraternità perché si consolida maggiormente l'annuncio. La fraternità è molto importante perché io sono chiamato a portare non me stesso, ma sono portato a chiamare una cosa che condivido con un altro. Questo mi rende credibile. Allora mi rende credibile. E si legge infatti in Deuteronomio che sulla bocca di due o tre testimoni verrà stabilita ogni parola. Quindi è importante questo per l'annuncio. Il secondo compito importante è quello di liberare dagli spiriti impuri. Ecco che i discepoli hanno lo stesso potere di Gesù. Questa attività di liberazione viene dall'autorità di Gesù. Il Cristo non ha chiamato i dodici per aprire una scuola, un'accademia, certamente. Egli manda in missione per moltiplicare, estendere la sua attività, per fargli essere appunto messaggeri del suo regno. Infatti l'espulsione dei demoni manifestava proprio il diffondersi del regno di Dio, scacciando appunto il regno del male. Gesù dà loro delle istruzioni quando li manda in missione, che indica uno stile diverso, nuovo, provocatorio, diverso dal tempo. Non devono portare niente con sé, non pane, non bisaccia, non denaro, nulla per il viaggio, solo i sandali e la tunica. Cioè non dovevano essere in un certo senso autosufficienti, dovevano appunto bastare a se stessi, ma dovevano accettare l'aiuto. Certamente è l'accoglienza della gente. Quindi non aver nulla significa io sono a disposizione della gente, di quello che mi offre. Gesù voleva che al centro ci fosse l'accoglienza, ma non solo accogliere, ma anche essere accolti, essere poveri, vulnerabili, essere cioè dall'altra parte. Perciò solo quando sei dall'altra parte, allora sai, conosci, comprendi le cose. Solo il medico che è paziente può capire i suoi pazienti, e solo lo psicologo che ha bisogno di aiuto può capire chi va a farsi aiutare da lui. Quindi niente bastone, dice Gesù. Il bastone serviva per difendersi proprio durante il viaggio dai cani selvatici e dagli aggressori. I discepoli devono apparire a tutti come un gruppo di persone di pace, non violente, non aggressive. Avvicinandosi ai villaggi lo faranno in maniera pacifica, senza spaventare donne e bambini, anche se i loro uomini stanno lavorando in campagna. In ogni caso, in ogni casa devono dire pace. Questo termine pace a questa casa viene detto appunto nell'altro Vangelo, nel Vangelo di Matteo. Il Vangelo quindi non è imposizione, ma è una proposta di pace. Puoi vivere così. Ed essi dunque partirono proclamando che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Solo dunque in questa povertà, in questo vuoto interiore, in questo nulla esistenziale, dicevo, potranno scacciare i demoni, guarire gli ammalati, perché finalmente da quella insufficienza emergerà la presenza di Dio, l'unico bene in grado di guarire e di compiere miracoli. Infatti, in Atti, al capitolo 3, leggiamo che Pietro e Giovanni, quando operano il primo miracolo alla porta del Tempio, cosa dissero al paralitico? Non possiedo, disse Pietro, non possiedo né argento né oro, ma quello che te lo do. Nel nome di Gesù il Nazareno cammina.
e non poter confidare su altro che nella presenza di Dio, l'unico grande tesoro in grado di compiere la vittoria sul male. Dunque, l'annuncio che i discepoli sono chiamati a fare è un annuncio di guarigione. Ecco il terzo compito. Quell'olio serviva come medicina, era costume diffuso in Oriente fin dai tempi di Isaia usarlo come medicina. L'uso fatto dai discepoli era solo un fatto esteriore, ma deve essere accompagnato necessariamente dalla fede in Gesù, dalla loro preghiera. Infatti, Gesù operava i miracoli soltanto con la potenza della sua parola. Bene. Adesso concludiamo con la preghiera dell'orazione della domenica. Donaci, o Padre, di non aver nulla di più caro del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo. Colmaci del tuo Santo Spirito perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere. Amen. Alleluia. Shalom.